noi abbiamo sempre fatto quello che dovevamo fare, in qualche circostanza potevamo fare meglio, ma degli errori ci stanno. Arriviamo ai playoff con grande voglia e determinazione per fare bene, se continuiamo così a giocare penso che comunque l'obiettivo lo possiamo raggiungere, sempre determinati e concentrati, questa è la prima cosa. Dobbiamo solo affrontare le gare dei playoff con grande determinazione e volontà, siamo bene fisicamente, la squadra c'è e cerchiamo di giocare, cerchiamo di coinvolgere tutti, l'ambiente, la stampa, dobbiamo essere tutti positivi per cercare di raggiungere un grande traguardo. Sono due ottime squadre, quadrate. Dobbiamo essere concentrati e motivati perché con Novara non abbiamo mai vinto, quindi è una squadra che ci ha messo in difficoltà in qualche circostanza, con il Bari è stato diverso, però i playoff sono partiti a sé, chi ha più motivazioni e voglia di vincere alla fine passare il turno. Alessandro, si ricomincia un mini campionato in questi playoff, però questo quarto posto, che è sicuramente un piazzamento di riguardo per il Pescara, regala anche dei vantaggi che ora starà a voi cercare di sfruttare, ma come dicevi tu si ricomincia da zero. Sì, esatto, partiamo in questa semifinale un passettino avanti, cerchiamo di tenerci stretto questo piccolo vantaggio e vedere poi l'altra semifinale, ma noi, ripeto, dobbiamo guardare a noi stessi, che se continuiamo a giocare con questa determinazione e con questa voglia sicuramente faremo un'ottima semifinale. Sarà importante anche nei playoff il fattore campo, il Pescara giocherà la semifinale comunque nella gara di ritorno in casa e ci vorrà il pubblico delle grandi occasioni, pubblico che anche questa sera ha cercato di spingervi alla vittoria. Certo, il pubblico ci sarà, il pubblico è venuto anche stasera, ci ha trascinato, ci dispiace che non gli abbiamo regalato la vittoria, però a fine partita ci hanno applaudito e hanno visto che comunque ce l'abbiamo messa tutta. Ci deve spingere anche in questa semifinale, speriamo anche nella finale.